Ciao ragazzi e ragazze, come state oggi? Io sto bene. Voglio portarvi sul mio canale un po' un video dedicato alla mia scuola. Questo è uno dei tanti video che usciranno sul tema Back to School, essendo che tra poco si inizia la scuola e ho deciso appunto di registrare qualche video su questo tema. In questo video, come avrete già letto, vi parlerò della mia scuola, il liceo linguistico, la scuola che frequento ormai da un anno. Quest'anno infatti inizierò la seconda superiore. Voglio fare delle premesse. La prima è che appunto ho frequentato solo un anno, quindi magari la mia idea, le mie esperienze sono un po' ridotte sicuramente da una persona che poi magari fa questa scuola da 4, da 2, da 3, da 5 anni. Altra premessa, ogni scuola è diversa, ogni esperienza è diversa, quindi io vi presenterò un po' la mia esperienza, la mia scuola, però poi sappiate che ognuna è diversa. Allora, si fanno tre lingue. Prima inglese per tutti. Le altre due lingue, personalmente nella mia scuola le puoi scegliere tu, in altre scuole invece sono per forza quelle lì che vi danno loro. Che di solito si possono fare sono spagnolo, francese e tedesco nella maggior parte delle scuole. Nella mia scuola e in tante altre ci sono anche le possibilità di fare delle lingue extraeuropee, cinese e russo. Nelle scuole penso si faccia anche arabo, però non sono sicurissimo. Io faccio inglese, spagnolo e russo. Ci sono allora, oltre vabbè, le solite, che ne so, italiano, matematica, scienze, storia e geografia, troviamo 2 ore di latino. Tranquilli, sono solo per il biennio, appunto le lingue. Per le lingue ci sono ben 4 ore, quindi 4 ore di inglese, 4 ore di, per me, spagnolo e 4 ore di russo. Un'ora di queste 4, quindi è dedicata a tutta interamente alla conversazione, quindi per ogni lingua ci sono due professori, uno che è appunto il conversatore e l'altro che è appunto il professore di grammatica. Dal terzo anno in poi però va via latino, quindi non c'è più latino, però si aggiunge fisica, storia dell'arte e filosofia. Quanta matematica c'è? Ci sono ben 3 ore di matematica per il primo e secondo anno. Dal terzo in poi diventano 2 ore, come per storia e geografia. Perché fare questa scuola? Tutte le lingue servono. Al giorno d'oggi, adesso sapere l'inglese è super importante. Però più lingue sai, ovviamente, meglio è. Poi, essendo un liceo, comunque dopo i 5 anni bisogna fare quasi per forza, comunque per avere il diploma bisogna andare all'università. Una scuola che secondo me, quando non sai che scuola scegliere, fai liceo linguistico. Per esempio, quando ho scelto la scuola non sapevo neanche io bene che scuola fare e mi sono detta, vabbè, faccio un linguistico perché poi secondo me è anche interessante scoprire nuove culture, essendo che poi, vabbè, non si impara solo la lingua, ma si impara molto anche la cultura, la storia del paese o dei paesi che appunto parlano quella determinata lingua. Viaggi, allora ripeto, dipende moltissimo dalla propria scuola. La mia scuola organizza un sacco di viaggi, poi comunque si è liberi di scegliere se farli o meno. Di solito i viaggi si fanno terza, quarta e quinta. In prima e in seconda difficilmente si va dall'altra parte del paese, di solito si sta comunque nella propria regione. Ci sono molte persone che conosco e che sono appunto avanti di me nel percorso di studio, infatti sono tipo in terza, quarta, quinta. C'è chi è andato appunto adesso che sono andati a Dublino in Irlanda, una settimana o due penso per lo stage, un periodo dell'anno che di solito è tipo aprile, maggio, non mi ricordo, dove non ci sono un sacco di professori proprio perché le quinte sono in gita e la gita della quinta tipo dura una settimana. Quanto riguarda i compagni, scuola prettamente femminile, infatti io in classe ho solo 2 maschi su 24. Ci sono molte molte femmine, difficilmente troverete qualche maschio. L'istituto non c'è solo il liceo linguistico, ma ci sono altri indirizzi, quindi in realtà i maschi ci sono. Studio, quindi adesso arriviamo alla nota dolente. Si studia tanto, avrò tempo libero, come sono con i voti, i professori, la vita sociale. Iniziamo il discorso. Prima di iniziare tutto il discorso, è una cosa super 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 soggettiva.
Parlerò della mia esperienza e però anche dell'esperienza delle persone che mi hanno raccontato e di quelle che ho anche visto. Sicuramente non arrivate lì, chiedo che non farete niente. Io sono arrivata, io prima di iniziare la scuola, mi hanno detto tutti che me ne pentirò, che cambierò scuola dal primo anno perché sarà troppo pesante, sarà troppo stressante. Quindi ero già con le aspettative, ero già molto preoccupata prima di iniziare. Non è così proprio strage. Dipende molto da come la prendi tu. È comunque un liceo, quindi bisogna studiare, sì, organizzarsi. Io l'anno scorso studiavo, avevo anche una media medio-alta, si è davvero impegnata tantissimo, si è arrivata fino all'anno stressata con un sacco di problemi. Cioè, in realtà sì, ma non penso per la scuola, sinceramente. Dipende molto da come la prendete voi. Io sono una persona che, sinceramente, per la scuola dà una certa importanza, perché la scuola è importante, studiare è importante, ok, però non è che se io prendo un voto più basso del solito, mi dispero, faccio di tutto, pur, cioè, proprio mi cade il mondo addosso. Io conosco un sacco di persone che appunto hanno avuto un sacco di attacchi di panico, che per un voto più basso sono usciti dalla classe piangendo. Se ne volete uscire vivi, non dovete stressarvi troppo. Non dovete dare troppa importanza al voto, perché poi prenderete più soldi per le gocce, ansia, che per i libri. I professori, secondo me, vi stressano, ci stressano molto, dicendo spesso che comunque è un liceo, che bisogna studiare, che la pacchia è finita, bla 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 bla. E lo fanno sempre, lo fanno in prima superiore, lo faranno in seconda, lo faranno in terza, ma come hanno sempre fatto? Io fin dall'elementare ogni anno dicevano che quest'anno bisogna impegnarsi seriamente. Troppa importanza, quasi diventando una cosa proprio malata, il fatto di dover essere sempre quel voto lì, devo sempre prendere più di 8. Keep calm, ragazzi, keep calm. Io non eccello, non ho la media del 10. Non sono il top del top della classe, della scuola. Sarebbe bello, non ne vale la pena impegnarsi così tanto. Un conto per gratificazione personale, sia per qualsiasi liceo, per qualsiasi scuola in realtà, imparare un attimo a capire quando diventa una cosa malata e va bene, ok, tenerci ad avere un voto alto, ma capita. Capita a volte prendere 4, capita a volte prendere 5, 6, 3, 2, non lo so, capita, ma non è la fine del mondo, non lo so. Saranno pareri e pareri. Spero vi sia stato utile questo video, vi auguro un buon inizio. Se dovete iniziare il liceo linguistico, buona fortuna, in bocca al lupo. Devi iscrivervi, attivare la campanella e mettere like. Condividete il video con i vostri amici che magari iniziano anche loro il liceo linguistico. Io vi saluto e...